Ecco, e guardando anche a lungo termine, quali sono secondo lei i settori in cui bisognerà intervenire di più, che andranno di più in difficoltà appunto nel futuro? Allora, il settore che andrà più in difficoltà è il settore, la parte della comunità sarà il problema economico. Ovviamente sul problema economico un'amministrazione pubblica direttamente non è che possa intervenire più di tanto perché è un problema che ci riguarda più dall'alto a livello nazionale. Noi abbiamo dei lavori in corso come amministrazione, abbiamo degli interventi per il superamento delle barriere architettoniche per interventi di 150 mila euro. Di manutenzione straordinaria dell'impianto natatorio di 450 mila euro, interventi per il superamento delle barriere architettoniche in via Ormanetto di altri 450 mila euro, la strutturazione di un ex edificio scolastico per maschili via Roma di altri 100 mila, questo qua andrà a supportare quello che è il nostro ospedale e la sanità, la manutenzione di strade comunali con la sistemazione di strade bianche e anche di strade che sono praticamente da sistemare per un 250 mila euro. Stiamo realizzando assieme al comune di Oppeano comunque una scuola primaria nella frazione di Villa Fontana per un importo di 2 milioni 950 mila euro. Stiamo andando avanti con un adeguamento sismico della scuola primaria Scipioni per circa 400 mila euro. Pertanto, abbiamo dei lavori in corso di progettazione, anche quello sarà il futuro, perché ci sono dei momenti sismici da tenere presenti, come la palestra di Repiave per 243 mila. Abbiamo soddisfatto un'esigenza che avevano gli arcieri in Valle del Menago con un intervento di una tettoia che praticamente serve perché fanno delle gare così. Adeguamenti sismici della palestra di Scipioni, la scuola, adeguamento del sismico della scuola infanzia all'Aquilone. Queste qua sono tutte opere in Quindi progettazione. tante infrastrutture.